Eravamo tutti curiosi di conoscere se ad Arezzo c'erano i criminali della manutenzione? Bene, anzi, benissimo. Abbiamo un meraviglioso video che vi vogliamo mostrare e che dimostrerà che i criminali della manutenzione purtroppo ad Arezzo ci sono. Tengo a precisare subito che quando ho detto e scritto e fatto così, anche sobbalzare qualcuno. Parlando di criminali della manutenzione, intendevo dire che ci sono delle cose, delle azioni in modo particolare che possono essere interpretate come azioni criminali. Cioè, quella per esempio, e ve ne daremo atto in questo secondo video, parliamo del grande cratere che si è aperto in via Calamandrei e che forse anche l'origine di un grave incidente e che tanto fastidio sta dando a chi percorre quella strada. Noi l'abbiamo denunciato alle 16:11 con una telefonata, poi l'abbiamo registrato sul sito del comune. Naturalmente il risponditore automatico dice che provvederanno. Poi lunedì abbiamo alle 8:36, facciamo vedere anche questo, così controlliamo anche l'orario esatto. Il direttore dei lavori ci ha detto che avrebbe dato tutto all'incaricato. Beh, noi siamo tornati sul posto, in questo caso, del crimine, del delitto, e dove è stato effettuato, secondo noi, un crimine, e guardate come hanno riparato. Sembra veramente incredibile quello che vi stiamo per mostrare. Sinceramente non ci sono parole. Noi credevamo che con la nostra denuncia fosse stata presa la decisione di mettere a posto questo cratere veramente incredibile. Ma evidentemente loro la pensano differentemente. Così, secondo l'ufficio manutenzione del comune di Arezzo, è stata aggiustata quella che è una delle più grandi buche, addirittura un cratere. Ed ecco come, secondo il comune d'Arezzo, l'ufficio manutenzione si fa la riparazione di questa enorme buca. Come si vede, invece che togliere che sotto c'è il tombino, come vi abbiamo fatto vedere, ecco, ci rimane questa cosa qui. Voi potete immaginare quanto può resistere una cosa del genere. Anzi, ve lo faremo vedere quanto resiste. E sotto quel cratere ecco cosa si nasconde. Si nasconde un tombino, molto probabilmente sarà dell'Ene, lo diciamo così a caso, ma dalle dimensioni sembra quello classico proprio dell'Ene, non ci sono cose. Ecco, questo è quello che c'è sotto l'asfalto. Secondo voi un tombino così si può riparare? Come abbiamo già detto, oltre alla segnalazione telefonica alla Polizia Municipale, proprio per l'emergenza di questo immenso cratere che era in via Calamandrei, abbiamo provveduto a utilizzare la segnalazione tramite internet che il comune mette a disposizione dei cittadini, una cosa che forse molti non conoscono ma che dovrebbero fare, specialmente quelli che hanno internet, in quanto rimane una traccia, rimane un numero di etichette dove possiamo andare poi a verificare come vanno i lavori. Ovviamente abbiamo fatto presente che questa era una cosa molto urgente. Ma evidentemente anche la Polizia Municipale sappia benissimo, come io d'altra parte, come molti altri conoscono, la manutenzione non c'è ed eventualmente i reperibili non c'erano. Qui è la conferma della segnalazione. Questa invece è l'email di conferma dell'avvenuta segnalazione che il Comune d'Arezzo, si vede intestato proprio a Fabio Feroni, ci ha inviato. E questa è quella che alla data del 20 siamo andati a vedere. Ovviamente qui c'è chi allo stato attuale è consegnata al responsabile intervento, evidentemente non pensano di aver terminato avendo messo solo quel piccolo aggiunta di catrame sopra una buca veramente incredibile. Poi, come abbiamo visto, il problema è ben più grosso, va tolto tutto e rifatto l'asfalto in maniera consistente. Ecco, questo è quello che succede
e quello che noi vorremmo che non succedesse più in seguito, e per l'appunto quando c'è l'emergenza. Ecco, ora che avete visto quello che è stato fatto, che secondo qualcuno non è ancora registrato come intervento finito, ma anche questo fa ridere. Cioè, tutti hanno capito che sotto c'è un tombino enorme, quindi va tolto tutto l'asfalto che è sopra il tombino, magari vedere se il tombino è fissato bene, fissarlo in maniera opportuna, anche perché di questi tombini così pericolosi ce ne sono a decine solo per quanto riguarda via Pietro Calamandrei, ma a centinaia, se non migliaia, in tutta la città e naturalmente il comune. Quindi spesso e volentieri questi tombini sono anche di soggetti terzi, cioè non del comune, ma sono servitori di servizi che comunque devono anche loro stare a degli obblighi. Ecco, a questo punto qui io credo che non ci sia nulla di male nel dichiarare che il sindaco Giuseppe Fanfani e l'assessore alla manutenzione Franco Dringoli dovranno assumersi le loro responsabilità da questo momento in poi per qualsiasi tipo di incidente dovesse avvenire a causa del riaprirsi, cosa che vi faremo vedere, passeranno 24 ore, 48 al massimo, e poi il cratere sarà ancora più grande. Ecco, ma perché prendono in giro così questi amministratori? Poi in fondo la squadra che è andata lì ha ricevuto un ordine ben preciso, altrimenti il costo di mandare una squadra lì non è il costo di mettere 5 kg o un chilo o meno di asfalto. Non si può andare avanti così, non si può veramente andare avanti così. Sindaco Fanfani, assessore, vi siete presi delle grosse responsabilità col vostro lavoro, ma se non siete in grado di poterlo fare, andate a casa. Voi rappresentate anche una parte politica che vuole mandare a casa tutti, in modo particolare il premier Berlusconi, per l'amor del cielo. Non voglio certo difendere Berlusconi in questo momento, ma direi che non, anche voi siete indifendibili. Anzi, siete forse vi state avvicinando a quelli che possono essere definiti senza problemi criminali, criminali della manutenzione, in questo caso manutenzione stradale.